Allora, fermi tutti perché mi sono appena fatto le sopracciglia e quindi sono peggio rosso. Quindi proviamo con gli occhiali. Ciao ragazzi, eccoci finalmente arrivati con una nuova puntata di Storytime. È bellissimo, io adoro tantissimo questa rubrica perché mi piace tantissimo parlare di me agli estranei, così. Cose che magari quando lo parli con i tuoi amici ti dicano. Ma chi se ne affitta? Mentre qui tanto non me ne frega, tanto io carico, parlo da solo. Poi se ve ne frega si guarda dalle visualizzazioni, se non ve ne frega non si guarda dalle visualizzazioni dei commenti. Insomma, dopo mille milioni di cose più o meno serie, adesso oggi voglio parlarvi di una cosa un po' così goliardica. E perché me lo ha chiesto un ragazzo sotto l'ultimo story time. Tra l'altro ve le lascio come sempre qua nella in informazioni o in fondo al video se non le andate a vedere sul canale. E sono interessantissimi, ragazzi, quindi dovete guardarli. Non dite sì, li vogliamo e poi non li guardate, li dovete guardare, ragazzi. Comunque, oggi l'argomento di oggi è la prima volta che ho preso una sbornia colossale. Perché ieri sera ero di là nell'altra stanza. È mia stanza armadio, quella che vi ho fatto vedere nel primissimo story time. Ciao, sono Cristiano e questa è la mia malattia. Insomma, nell'altra stanza stavo pulendo un po' e mi è capitata tra le mani una foto. Scusate, una foto in italiano che ritraeva tre ragazzi che avevo conosciuto in vacanza in Croazia. Sono andato a vedere la data di questa foto, perché prima, anticamente, le macchinette fotografiche digitali, quando stampavi le foto, se non ce lo levavi, ci rimaneva la data. Fortunatamente c'era ancora, perché non mi ricordavo proprio il periodo, era il 2005, 12 anni fa. E da lì mi è venuta in mente tutta la mia vacanza, e quindi io 12 anni fa ho avuto la mia prima sbornia. Mi sono ubriacato per la prima vita. Primissima volta. Allora, 12 anni fa quanti anni avevo? Ne ho 26, 26 meno 10, 16 meno 2, 14 anni. Avevo 14 anni. All'epoca andavo in vacanza con mio padre. E quest'anno, quell'anno, il 2005, siamo andati in Croazia. Insomma, vacanza un po' sì, un po' noiosina. E 3 giorni dopo, da quando sono arrivato in questo hotel bellissimo, tra l'altro mille piscine, sempre il top ovviamente. E 3 giorni dopo arriva una ragazza che fa: "Ciao, senti, guarda, io e mio fratello, sai, siamo appena arrivati, siamo soli. Volevamo fare un po' di conoscenza con qualche ragazzo giovane, perché sai, qui c'è solo famiglie, con bambine, tutto quanto, no? Ti abbiamo visto che comunque anche te sei solo, quindi se vuoi possiamo andare a fare un giro." Io così. Io all'epoca, ragazzi, non ero molto espansivo, diciamo che ero un po' scorbutico, ma solo perché mi vergognavo e non mi fidavo già delle persone. "Ma cosa c'ho qui? Ma quanti bollicini? Oh, io ho tutti i fregnoli, i frignoli, come li chiamate voi? Brufoli, insomma." Insomma, io mi giro così, ero a prendere il sole ovviamente in piscina, mi giro così verso mio padre, come per dirgli: "Ma chi sono questi?" Lui però ha capito, evidentemente, quando mi sono girato, che fosse un gesto come per dire: "Posso andare?" Quindi ha fatto: "Vai, vai, vai pure." E io: "No, veramente no, mi dovevi dire di no." Insomma, vabbè. Insomma, accetto, no? Così, ciao, ciao, io mi chiamo. Non me li ricordo, non mi. Mirko, il maschio Mirko, mi sembra. La ragazza, la sua sorella, non me lo ricordo. Insomma, fatto sta, si inizia a fare un giro e lì si conosce anche un'altra che si chiama Elisa, l'altra. Oh, non mi viene in mente la sorella, però. Vabbè, insomma, così e si fa un giro. Allora, io avevo 14 anni e sono della Toscana. I due fratelli, mi ricordo benissimo, uno aveva, il maschio aveva 17 anni, la femmina, non lo so, 16 può darsi. Solo che allora erano di due famiglie diverse, non capisco bene, nel senso che allora sia i genitori di uno che i genitori dell'altro si erano separati e tipo il babbo di uno poi ha conosciuto la mamma dell'altro e quindi sono messi insieme, però uno stava con la madre così di là e l'altra stava di là, quindi una stava a Verona, l'altra stava a Torino.
Non so se avete capito, ovviamente no, però insomma, erano fratelli e erano del nord. L'altra, Elisa, non mi ricordo di dove fosse, Monza può darsi, però aveva anche lei 16-15 anni, insomma, stava tutti giovani un po', sì. E insomma, si fa questo giro, ci si conosce, no? Ovviamente io a 14 anni ero etera, ragazze. E ragazzi, però boh, c'avevo questo impulso verso questo maschione biondo, insomma, così. Non è vero. Cioè, c'avevo tipo un'attrazione, però boh, lo nascondevo molto bene, insomma. E quindi facevo finta che mi chiamasse Elisa. Io non ce la fo con questo bollicino, mi dispiace. Oh, vabbè, ragazzi, ve lo tenete, insomma, non lo guardate. Insomma, cosa stavo dicendo? Ok, si fa questo giro, tutto quanto, tutto bello, no? Poi però arriva comunque l'ora di cena, insomma, e quindi si ritorna tutti in hotel, ognuno con le proprie famiglie, solo che poi ci si doveva vedere poi dopo alle 9, alle 21, mi sembra. E quella sera si va in un tipo market, dice, iniziano a prendere le bottiglie di alcol, cioè in realtà una sola, e me l'aspetta che me la ricordo, non mi ricordo che cosa fosse, però sapeva di mirtilli, può darsi, era tipo violacea, insomma così, però non era vino, insomma. Prendono questa bottiglia, io ero lì così, l'unica cosa che ho bevuto di alcol è il Bacardi, che vado al pub qui a casa mia e faccio finta di essere ubriaco con i miei amichetti, però insomma questa bottigliona, insomma così, vabbè. E mi ricordo che avevano preso quella perché era quella con la graduazione di alcol più alta. Insomma, si va con questa bottiglia, si fa un giro un po' per il paese e poi si va verso il molo, verso il porto del paesino, no? Dov'ero? Dov'ero? A Pula, può darsi, qualcosa del genere. Si va in questo molo, si va verso le barche, ci si mette poi a sedere. E Mirko, chiamiamolo Mirko, anche se non mi ricordo se si chiama Mirko oppure no. Cioè, spero sia ancora vivo. Insomma, Mirko e dice: allora, si è comprato questa bottiglia perché facciamo un giochino. Facciamo un giochino e praticamente a turno dobbiamo dire le tabelline. Per esempio, iniziamo dalla tabellina del 2 e io dico 2, poi quello accanto a me 4, poi 6, 8, ritorna a me 10, 12, 14, così. E poi si va avanti con il 3, il 4, il 5 e il 6 fino a quando uno non sbaglia. Quello che sbaglia prende la bottiglia e fa un sorso e ingoia. Io lì ero tranquillo, se l'ho fatto. Le ho appena fatte praticamente le tabelline, le so benissimo, io non berrò mai. Insomma, lì è andato tutto bene, no? Si inizia con questo gioco, 2, 4, 6, 8, la la la. E io vedo che comunque loro iniziano a sbagliare apposta, no? Per bere. E io faccio, ma quanto sono scemi, scusami. Il gioco consiste nel vincere, nel far vedere quanto siamo bravi. E invece no, io non avevo capito nulla nella vita. Io a 14 anni, ragazzi, ero proprio fesso. Il gioco consisteva nello sbagliare per bere per ubriacarti, no? Insomma, così. Allora, quando hanno visto loro che dopo tipo mezz'ora io ancora ero lì che non ne sbagliavo una, hanno iniziato, e loro erano un po' più ubriachelli, hanno iniziato a dirmi che io sbagliavo. No, hai sbagliato. Ah, io no, guarda. Proprio no. No, invece sì, hai sbagliato, hai sbagliato. Ah, dopo un po' che la gente ti dice hai sbagliato, bevi, 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 alla fine fai, sai cosa? Diamo a Cesare quel che è di Cesare, vogliono che bevo un piccolo sorso e quindi beviamo questo sorso. Insomma, inizia a bere. Faceva schifo, ragazzi, ma schifo, schifo, schifo. Solo che inizia a bere uno, inizia a bere due. Uno perché non ha mai bevuto, ragazzi. Gli basta tre sorsi e va di fuori. Poi avevo 14 anni, poi era tardi, tipo così. E inizio a sbagliare così, e poi inizio a ridere, mi ricordo. Insomma, praticamente la bottiglia la finisco tutta io. Finita la bottiglia, il ragazzino Mirko, che riparlandone ora ad alta voce, sembra che mi abbia fatto bullismo, cioè sembra che si sia preso gioco di me, non era un amico. Vabbè, comunque, ci si alza, fa adesso Cristiano, te ti alzi. Io ti do questa moneta, te la metti qua, giri 10 volte su te stesso e poi la lasci andare. E appena cade in terra la devi prendere. Io così.
Ragazzi, ma c'è il molo, è stretto, cioè era stretto così, ci si entrava solo noi. Tanto se metti caso vado in acqua, e loro fanno no, ovviamente, se vai verso l'acqua ti si prende noi, sei mia scemo, no? Siamo mia scemi. Insomma, io ovviamente lo faccio perché volevo essere uno del gruppo, così, faccio giro così così e butto questa... questa moneta in terra, fatto sta che non la butto così, la butto così. E quindi mi vola nell'acqua, io però non me ne sono accorto. Sono stato 3 ore a cercare in terra questa cavolo di moneta con il giramento di testa. Quindi andavo anche tipo un po' così, facevo un po' così, un po' così, un po' così. Non sapevo più come fare. Alla fine, dopo 10 minuti, mi hanno detto: guarda, è cascata nell'acqua. Io, ma brutti stronzi, ditemelo prima. Insomma, ci siamo molto divertiti. Fatto sta che. Dopo un po' ci si annoia, si va verso l'hotel nostro e si sta un po' fuori lì a chiacchierare. Ovviamente ci si era divisi. Io ubriaco mezzo con la sorella, la bionda, e gli altri due insieme. Allora, già che io avevo 14 anni non capivo nulla. Avevo dato tipo il mio primo bacio, non mi ricordo a che età l'avevo data. L'ho detto in un video, ma boh, al momento mi sfugge. Già che ero mezzo gay, ragazzi, anche se era ancora presto per ammetterlo. Cosa mi lasci solo con questa? Fatto sta che si inizia a chiacchierare. Lei faceva il liceo classico e io dovevo scegliere, tipo, dovevo scegliere qualcosa, dovevo scegliere la scuola, no? E quindi ero molto interessato a questo liceo classico e gli avevo chiesto tutte le peggiose. Fatto sta che, cioè, un ubriaco di 14 anni che ti inizia a chiedere del liceo classico, ovviamente ti fa cascare tutta la libido. Quindi, se anche lei avesse avuto voglia di darmi un bacino, dopo 5 minuti che io gli parlavo del liceo classico, cioè, penso che se ne sia pentita, insomma. E nel frattempo, gli altri due non so dove erano finiti. Fatto sta che erano tornati dopo, boh, un'ora, mezz'ora, non me la ricordo. E si scopre che si erano baciati e io mi ricordo che ci ero rimasto così tanto male, ma così tanto male, ma senza volerlo. Ci ero rimasto malissimo che mi ero incazzato a bestia e quindi ho preso e sono andato via verso, non lo so, verso la piscina o qualcosa del genere. Ma mi ricordo che ero andato via e perché mi ricordo che c'era un'altalena e mi sono messo in quell'altalena. Ovviamente ubriaco, incazzato, nell'altalena. No, non si fa mai. La sorella, la bionda, mi segue e mi dice: ma cosa è successo? Perché si è arrabbiato? Ma perché ci volevi? La volevi baciare te, Elisa? E io sì, la volevo baciare io, Elisa. Ma non era vero, ma che schifo. Ma mai nella vita. Cioè, ero rimasto male, non lo so, non me lo ricordo. Cioè, boh, Mirko doveva baciare me, non lei. Insomma, vabbè. Fatto sta che, insomma, sta lì un po' la sorella a cercare di calmarmi e alla fine dico: guardate, è stato bello, ma io mi sento un po' malino, ho sonno, voglio andare a letto. Ora qui arriva il bello. Torno in camera da mio padre. Mio padre dormiva. Allora, la nostra camera era grossa, no? E c'era un letto matrimoniale e un lettino. Però io dormivo nel letto matrimoniale con babbo, quindi per non far casino, prendo queste lenzuola e mi ci butto sotto. Così il tempo di sdraiarmi e di chiudere gli occhi, che mi viene da vomitare una cosa incredibile. Ho vomitato l'anima sul letto. Sul letto, e quindi si sveglia mio padre. Io ero lì che tipo scene dell'esorcista 1, 2, 3, 4, la rinascita e il funerale, tutta la vendetta, tutti messi insieme. Vomitavo questo coso rosso viola nel letto, non ce la facevo a trattenermi. Allora poi mi ero alzato e mi ricordo che mentre vomitavo nel letto mi sono alzato, ho messo la mano così, ma continuavo a vomitare perché volevo andare in bagno e quindi ho disseminato vomito in tutta la camera fino al bagno. Poi arrivo nel WC, nel water per vomitare e non c'era più nulla, ovviamente. Allora ragazzi, ma mica per nulla, mica il vomito. La figura di cacca che ho fatto con mio padre. Cioè, mi parza, si è fatto una cristiana, ma che è successo? Ma cos'è sta roba viola? Io non lo so, si è bevuto un bicchierino di non lo so, qualcosa di win. Fatto, ma mi sento male. Io piangevo non perché avevo vomitato, ma perché avevo paura che mi passa arrabbiasse e mi menasse, no? Non ha mai alzato un dito su di me, però insomma lì sei ubriaco, capisci, ma nulla.
Insomma, fatto sta che mi ricordo che, ma tipo, ci sono rimasto tipo così perché lui non si è arrabbiato, mi ha fatto, vedi? Vedi perché quando io mi sono arrabbiato con tuo fratello perché appunto era tornato a casa ubriaco per questa cosa, mica perché poi mi fai arrabbiare, ma perché ti senti male? E io, sì, hai ragione, vomita ancora, hai ragione, insomma, sì, hai ragione, non lo faccio più, ho fatto, ma come si fa ora con la camera tutta merdosa? Vabbè, si chiamerà poi l'indomani, ora si mette tutto lì in bagno, si leva tutti i lenzuoli e tutto, poi si chiamerà domani e chi di dovere gli si dice, e ha detto no, non glielo dire che figura di cacca, no, così. Fatto sta che alla fine io poi ho dormito nel lettino e mi va a dormire nel letto tutto vomitoso, levando i lenzuoli, però comunque c'era vomito, ragazzi. Vabbè, sì, mi sembrava un raffaello tuo nonno. Insomma, mi ricordo che il giorno dopo, oltre al senso di colpa, oltre al mal di testa, stavo proprio male di stomaco, proprio. Era una cosa bruttissima e avevo giurato, garantito a mio padre che non avrei mai più bevuto in vita mia. Voi ci avete creduto? Io no, però vabbè, quella è tutta un'altra storia. Insomma, questa è la storia di quando per la prima volta mi sono ubriacato. Fatemi sapere voi se avete qualche aneddoto interessante qua sotto tramite commento. Fatemi sapere sempre, come sempre, quale argomento vi piacerebbe che io affrontassi nel prossimo story time. Mettete mi piace a questo video, condividetelo con chi volete, iscrivetevi al mio canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!